Fino a lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, la polizia locale di Sassari rafforzerà i presidi di sicurezza lungo le strade comunali. L'obiettivo è contribuire a rendere sicura la viabilità nei giorni in cui si registrano comunemente criticità e potenziali pericoli per l'alta densità di traffico correlato alle gite fuori porta. Il telelaser sarà operativo nella statale 200 Sassari Sorso, nella provinciale 18 a Bancali, nella provinciale 40 a Campanedda, in via De Martini, via Domenico Millerile, via Prati, via Budapest, via Predanieda, via Budibudi, via Le Porto Torres e via Ottava, ex 131. Anche il numero di incidenti stradali rilevati nel 2023 conferma la necessità di rafforzare le campagne di sicurezza. Dall'11 gennaio al 31 marzo, infatti, sono stati 322 gli incidenti stradali registrati nel territorio comunale, dei quali 104 conferiti, un incidente mortale, 217 con soli danni ai mezzi coinvolti. Un dato che, se analizzato con una proiezione sui 12 mesi, mette in risalto un'ulteriore recrudescenza dell'incidentalità lungo le strade del territorio comunale. Il comando metterà in campo le due postazioni telelaser. Con questo strumento la polizia locale effettua esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente del veicolo nel momento in cui si accerta la condotta illecita. Ciò, spiegano dal Comune di Sassari, assicura la trasparenza dell'attività e crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver commesso un errore che prevede una sanzione, oltre ad aver causato un potenziale pericolo per sé e per chi percorre le stesse strade. Allo stesso tempo consente all'autista di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale. Questa azione si inserisce nell'articolato piano della sicurezza messo in campo dal comando di via Carlo Felice per il 2023.